A pallettoni, ora li fa a manetta. Ciao, boi. Ciao, gnocche. Ciao, bone. Ciao. Allora, altro video perché io poi torno. Sono stanca morta. Mi metto a letto. Chissà se si è vista. Invece, oggi c'è bel tempo. Sono bellina, sistemata. Non sono stata neanche. Boh, ho detto faccio un paio di video così. Partiamo perché prodotti finiti del mese. Non sono tantissimi, ma il rifare i prodotti finiti, non sapete su quanti ne ho finiti e quanti ve li volevo mettere da parte. Ma naturalmente non potevo perché non sapevo neanche dove metterli e portarli dietro. Quindi è il mio primo prodotti finiti. Cominciamo, spero che vi piaccia perché non mi guardate più altro che quelli parlati, birbe cattive. Quindi cominciamo. Primis, questo che io adoro, cioè lo adoro, è stata la svolta della vita. Mamma quanto mi piace. Allora, io uso nella lavatrice il profumatore, ma da quando uso il Lenore non ce n'è bisogno, nel senso che se metto più ammorbidente non ho bisogno del profumatore. Questo è il Lenore Fragrance Therapy, oro e fiori di vaniglia. Questo è quello piccolo, ora ho preso quello enorme, il doppio, quindi strapromosso, strapromosso, ricompro sempre questo. Vediamo se c'entriamo qua perché c'è un botto di roba. Poi, allora, questa qui è una crema anticellulite della Biopoint, è strabestiale, è strapromossa, ma costa una balla, tipo io credo costi sulle 20 euro, 18, una cosa del genere. C'è l'anticellulite, vi avevo promosso anni e anni or sono quella via, quella rosata. Idratantissime, ottime. Questa essendo anticellulite, voi la mettete, vi scalda cazzo. Cioè, quando me la mettevo nelle gambe, se tengo mentre, perché solitamente me la do prima di andare a dormire, se tengo le gambe insieme così, cioè, mi si scalda talmente tanto che gna, faccio neanche a tenercele. Quindi, qui dice che ti levo 1,65 cm in un mese. Ora, questo non lo dico perché non l'ho misurato, ma non credo, perché 2 cm, 1 metro, così, 1 metro, vabbè. 1,65 cm è roba. Però rassodante e snellente, effetto caldo, infatti. Caffeina pura, proteine vegetali, alga rossa. A me mi piace un fottio. Ora ne ho altre della cellulite da finire, però credo che ricomprerò questa. Poi dura un sacco, è enorme. Allora, questa è un'altra anticellulite, infatti, aspettate che ve lo sistemo un attimo, se riesco. Allora, questo ce l'avevo da parte, perché comunque quando non posso prendermi quello, perché non me lo posso permettere, mi prendo il Geomar, che questo infatti è della Geomar. Crema gel effetto urlo. Cellulite resistente. Anticellulite normalissimo, mi sono resa conto che se non mi do l'anticellulite purtroppo a me mi viene un sacco di, non mi viene tanta cellulite, ma un po' viene, perché probabilmente sono abituata a darmelo perché me lo sono sempre sempre dato, quindi io anticellulite sempre sempre all over and over, quindi non è male, costa 7-8 euro. Poi, ma c'è pochissima roba, veramente. Non arriverò. Allora, questo sapone cremoso, vaniglia e cocco l'ho trovato qua. Non è un granché, sinceramente anche l'odore non è il massimo, perché vaniglia e cocco ha tutto un altro odore, questo è molto sintetico. Non è un granché, non so neanche dove lo vendano, ma fa schifo, ecco. Poi, naturalmente, il Johnson sotto la doccia. Voi sapete ormai una vita che io vi dico uso il Johnson sotto la doccia, c'è chi mi dice non lo usare perché è comedogeno, io non lo uso nel viso perché infatti nel viso l'ho usato un paio di volte quando avevo finito l'olio di mandorla, mi aveva fatto venire i bollicini. Questo innanzitutto è l'aloe vera ed è molto meglio dell'altro, costa di più di quello rosa, però sono 300 ml, a me questo non mi dura niente, cioè perché comunque io lo uso sempre tutte le volte che faccio la doccia. E vi posso dire che insomma 300 ml è misero, mi ci vuole quello grosso che ho adesso e mi dura molto di più, però io sotto la doccia vibe, dopo la doccia non prima di sciacquarmi non ne faccio a meno perché mi ammorbidisce troppo la pelle. Poi questa è vecchissima, l'ho ritrovata tra i prodotti che avevo su con Aline. Latte corpo rigenerante, nutrizione intensa, 30 oli preziosi e olio di mille rose dell'Iver Rocher. Allora, io lo sapete, non è che ci stravedo per l'Iver Rocher.
Allora, questo ha un odore che è pazzesco, buonissimo. Ed è straidratante, perché io non riesco ancora a trovare delle creme. Allora, per esempio, questa mi piace un sacco, della Nivea, l'ho cominciata adesso. Quella al cocco con olio di mono e con tutti quei pizzettini che si rompono. E le creme straidratanti. Non ce n'è tante, perché comunque te ti puoi dare una crema che poi non ti idrata un cacchio. Invece questa qui idrata tantissimo ed è molto buona, vi lascia la pelle stramorbida, c'è tutta. Poi ho ritrovato questo sempre su Dover d'Aline, quando vivevo con Aline. Ricci naturali della Pantene crema styling, è molto molto buona. A me questa linea mi piace tutta, perché ho usato anche la schiuma. E devo dire che fa dei bei ricci, belli boccolosi. A me questo piace, olio di cocco e profumi. Buono, mi piace, però se arrivate lì che è della Pantene, è tutta roba testata quella che io vi sto facendo vedere. Anche se mi hanno detto che oramai in Europa è contro, cioè non si può fare contro la legge testare i prodotti, ma diciamo sempre che siamo tutti preoccupati che alla base, alla nascita di questi prodotti ci sia il test sugli animali. Poi, queste me le ha prese mamma, da Tigotà, dovunque in questi negozietti, Tigotà. E me le ha prese maschera all'argilla purificante, questa ce n'ho un'altra, la sto usando, e una peel-off. Io le maschere peel-off non mi piacciono, non lo so perché, cioè, anche perché non vedo tanta differenza, no? Questa è buona come maschera perché si vede che ti purifica la pelle, ma non ti lascia comunque la pelle strabella come quando ti dai alcune maschere che veramente le togli e senti la pelle diversa. Non lo so, non lo saprei, però la sto continuando a usare perché ne ho altre. Questo è la svolta naturalmente della Nani, l'Hibiscus, acqua profumata di Hibiscus, mi fa impazzire quella arancione. Ah, quanto mi piace, bimbe. Cioè, ci faccio il bagno in queste acque. Io ci faccio il bagno. C'era proprio un goccio qua giù, vedete? Infatti ora me lo finisco. Ci faccio il bagno e vi rimane un botto sul corpo. Mi piace tanto la Nani, veramente tanto. Poi, ciglia finte colla, quella della Essence, che per me è una delle migliori. Mi è durata tantissimo e boh, finita, stecchita. Ne ho aperta un'altra, anche se devo dire che ultimamente non usando tantissimo le ciglia finte, però voglio ritrovare quelle un po' più naturali, perché troppo grandi ultimamente non mi ci vedo, vado a periodi tanto. Quindi ora ricercherò quelle, anche se secondo me mi hanno rovinato, anche se io me lo metto sopra l'occhio, secondo me mi hanno rovinato un botto le mie ciglia, perché, di ciglia, ciglia. Perché me le sento, me le vedo molto più fine, non sono più belle come una volta, anche se ora sto usando un allungante bestiale che per adesso secondo me ha fatto un cazzo, però buona, l'adoro. Siamo alla fine, aspettate che tolgo tutto, perché mi sarei già divertita a tenerlo in collo. Poi, matita Essence, vecchia formulazione, top. Questa è la Pupa Vamp, un lip pencil della Pupa Vamp. Tutte le volte mi vedevate quella matita marrone nude, era lei. Mi piace tantissimo ed è lo 005, marrone insomma. E bella, bella, questa piace moltissimo. Allora, questo invece è Eloise After Sun. Non so nemmeno se ve lo mette a fuoco. Perché non mette a fuoco un cavolo sul telefono, vabbè. E l'ho presa da Amazon pagandola un botto, 13 euro, sono 50 grammi, io pensavo fosse più grande, ma è una delle migliori creme che ho trovato in circolazione, perché io purtroppo qua davanti in mezzo al seno qui mi si aggrotta la pelle, perché quest'anno ho preso un botto di sole, ma tantissimo, con poca protezione, lo so, mi brontolate, però qua infatti mi viene già le rughette e secondo me anche le rughette mi vengono via per il sole, quindi ora comincerò ad usare la crema solare, me la sono data anche stamani mi sembra o ieri mattina, però ci devo prendere un attimo l'abitudine perché non me la sono mai data, ma è una delle migliori perché è l'unica e qua davanti riesce a cioè mi leva proprio le grinze, quindi è strabuona, poca purtroppo, ma l'ho macinata viva. Ultimo prodotto, e ha anche un ottimo odore, fra parentesi,
Se mi ricordo questa qui della, di Amazon, ve la metto nell'info box. Allora, altra crema che secondo me è stata una scoperta, un regalo di una ragazza è questa, io non l'ho mai comprata. Dermolab Gel Ultra Idratante 72 ore, è celeste, io l'ho mangiata. Allora, anche per il viso è difficile che io trovi delle creme buone, idratanti, che comunque non abbiano un prezzo esagerato. Non mi piace la L'Oreal, non mi piace Nivea, questa roba non mi garba. Ma questa mi è stata regalata e vi giuro che se non ve l'ho promossa nei promossi del mese scorso, ve la strapromuovo adesso perché è veramente ottima, molto idratante, vi lascia la pelle molto setosa, bella, 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 bella. E della Dermolab non costano neanche tutto sto fottio. Finish! Prodotti terminati, andati! Dai, sono stata abbastanza brava, sì. Poi sì, i video dei prodotti terminati ti aiutano sempre a finirne di più. Vabbè, vi mando un bacio, fate le brave perché avevo registrato un video su Patreon, lo devo rifare perché l'ho cancellato.